Si sperava che la collocazione in borsa di parte delle azioni della società riuscisse a calmare la turbolenta tifoseria dello United, ma in previsione fu più sbagliata. Sembra infatti che i proprietari del club e la famiglia Glazer si metterà in tasca quasi metà dei capitali raccolti a Wall Street. L'analista finanziario James Graffel di Morningstar prova a spiegarci le ragioni dei tifosi. Sentiamolo. Penso che i tifosi ci siano rimasti davvero male. Speravano che l'OPA riuscisse a intaccare il pesante debito dello United. Invece metà del capitale andrà nelle tasche della famiglia Glazer. La società continuerà quindi a essere appesantita dal debito, impedendogli di ingaggiare quei giocatori necessari per renderli più competitivi. Il prezzo al pubblico delle azioni è stato di $14, meno della forchetta suggerita dalla proprietà da 16 a 20, con la conseguente riduzione del malloppo per i Glazer. Graffel però crede che questo in fondo sia il prezzo più giusto per il club della Premier League. Sicuramente la società sperava di strappare una valutazione migliore, ma noi pensiamo che $14 sia un buon prezzo, considerato che il club aveva sovrastimato il valore delle azioni. La nostra valutazione invece si aggira sui $10. Gli echi del collocamento in borsa della Saras di Moratti sono evidenti, ma i debiti dello United sono ben maggiori, 437 milioni di sterline. L'esclusione dagli ottavi di Champions dell'anno scorso brucia ancora tantissimo ai tifosi dei Red Devils, ma molti temono che la situazione debitoria sia addirittura più grave. Una bancarotta in stile Rangers potrebbe essere dietro l'angolo.